Buonasera, notizie di Prato TG a tutti, buonasera. Partiamo subito con la cronaca. Tentò di uccidere un uomo a colpi di macete, era ricercato dal 5 luglio scorso, lo hanno trovato ieri arrestato, si nascondeva a Barcellona, sentite. Ferì a colpi di macete un uomo procurandogli lesioni gravissime. Se non fosse stato per l'intervento dei passanti avrebbe addirittura ucciso. Un marocchino di 27 anni, Mohamed Chakir, clandestino con diversi alias e precedenti penali all'attivo, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. La vittima dell'agguato avvenuto lo scorso 5 luglio in via Pugliesi è un algerino di 45 anni. Il 27enne era ricercato dallo scorso 27 luglio e il 14 agosto era stato emesso nei suoi confronti un mandato di arresto europeo. Gli agenti della sezione omicidi della squadra mobile hanno rintracciato il marocchino a Barcellona e hanno comunicato alle autorità spagnole l'abitazione nella quale si nascondeva. Ieri l'arresto. Sarebbero stati vecchi rancori ad armare la mano del giovane, che si scagliò con un macete lungo 60 centimetri contro il rivale, procurandogli la lesione totale del tendine quadricipitale, una frattura omerale e una lesione molto estesa alla gamba sinistra. Le indagini della squadra mobile portarono subito sulle tracce di Mohamed Chakir, già noto per la lunga sfilza di precedenti, dal tentato omicidio alle lesioni personali, dalla rapina allo spaccio di droga. Sulla base del lavoro degli investigatori, l'autorità giudiziaria aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e dopo un paio di settimane, dopo verifiche sullo spostamento del 27enne che risultava essere fuggito in Spagna da alcuni parenti, il mandato di arresto europeo. Nel frattempo il giovane è però rientrato in Marocco e solo nei giorni scorsi è tornato a Barcellona, dove ha trovato ad attendere la polizia. Omicidio Raucci, il 48enne pratese ucciso in un residence a Tirrenia, il cui cadavere fu ritrovato in un'area di sosta della FIPI lì. Processo alle battute finali, sono 5 gli imputati. Il pubblico ministero ha chiesto per tutti l'ergastolo. Per l'omicidio di Giuseppe Raucci, il pratese di 48 anni, residente in Versilia, ucciso la notte del 9 dicembre 2015 in un residence di Tirrenia e il cui cadavere fu trovato il giorno dopo in un'area di sosta della FIPI lì all'altezza di Ginestra Fiorentina, la requisitoria del pubblico ministero Angela Pietro Iusti si è chiusa con la richiesta di condanna all'ergastolo per tutti e 5 gli imputati, i pratesi Emilio Tropea e Giovanni Zaccuri, i livornesi Iuri Cambi e Carmine Bolzano, il dominicano Amina Bel Fabian Raincon. Nonostante il processo con rito abbreviato che si sta svolgendo nell'aula bunker a Firenze, l'accusa ha chiesto per quelli che ritiene siano i responsabili dell'omicidio il massimo della pena, considerando le aggravanti contestate prevalenti sulle attenuanti. Dopo il pubblico ministero hanno preso la parola le parti civili, mentre le difese faranno le loro arringhe la prossima settimana. Raucci, secondo le indagini, fu ucciso per una questione legata al traffico di droga. La vittima, così ha ricostruito l'inchiesta, ha acquistò per conto dei grossisti pratesi e livornesi 3 kg di droga da un gruppo di colombiani, che però gli rifilò 3 kg di zucchero. I committenti chiesero che fosse lui a pagare il debito da 35.000 euro, un conto però mai saldato, e da qui, dice l'accusa, l'omicidio. Il difensore di Zaccuri sostiene che l'omicidio di Raucci sia stato accidentale a causa di un colpo partito per sbaglio dalla pistola durante una colluttazione avvenuta nel residence di Tirrenia. Il giudice deciderà entro la fine di ottobre. È finito in carcere anche il quarto marocchino colpito da ordinanza di custodia cautelare per lo spaccio nell'area dell'ex Banci Giocolandia. L'indagine dell'investigativa della Polizia Municipale risale all'autunno del 2016 e aveva portato subito in carcere uno degli spacciatori di nazionalità marocchina arrestato in flagranza dagli agenti del comando di Piazza Macelli. Nell'occasione, grazie anche alla squadra cinofila, furono rinvenuti più di 2 etti di cocaina. Le indagini erano proseguite ed avevano portato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ad emettere 4 ordini di cattura e custodia cautelare in carcere. I primi 3 di questi erano stati eseguiti nel mese di luglio, mentre il quarto marocchino, in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente a Prato, era nel frattempo tornato in Marocco. Al suo rientro a Prato, gli agenti della investigativa lo hanno portato direttamente nel carcere della Dogaia, dove lo aspettavano ovviamente anche i suoi sodali. Ex Valore, il cantiere abbandonato in via Filzi, c'è la rabbia dei cittadini, il comune dicono trovi una soluzione. È andata a sentire per noi Eleonora Barbieri.
Blindare gli accessi dell'ex cantiere Valore non basta. È necessario inserirsi nel fallimento e dare una destinazione certa alla struttura che da oltre 5 anni è in stato di abbandono. Finché ci sarà lo scheletro di cemento armato, il problema non sarà risolto. Ne sono convinti i cittadini che abitano attorno a questa polveriera, diventata rifugio di sbandati, tossici e richiedenti asilo, buttati fuori dalle strutture di accoglienza per non aver rispettato le regole. Stamani abbiamo incontrato i residenti proprio all'ombra del grande cantiere abbandonato, dove gli occupanti abusivi stanno realizzando delle baracche in legno per proteggersi dall'inverno che a breve arriverà. Spinte dalla disperazione, queste persone in ogni caso, blinda quello che vuoi, troverebbero un sistema d'accesso, perché quando uno si trova per la strada e vede la possibilità comunque di un tetto sulla testa, le studia tutte pur di entrare. Durante l'incontro arrivano sul posto gli operatori della cooperativa CAT di Firenze che nell'ambito del progetto Outsiders del comune di Prato si occupa dei tossicodipendenti presenti in città. Ulteriore dimostrazione che sono presenti anche nell'ex Valore dove in passato e recentemente sono stati riscontrati casi di overdose. Non soltanto chi ormai vive all'interno, ma anche chi viene a usare sostanze viene qua, consuma tranquillamente e poi riesce. Sono persone sinceramente a rischio. Quando una persona usa sostanze di quel genere non sono più persone che hanno una razionalità, quindi nel momento in cui li incontri per la strada non sai quello che ti può succedere. Il nostro cruccio, la nostra disperazione, perché a questo punto si può chiamare disperazione, è che non si è visto mai assolutamente la forza dello Stato. Qui lo Stato non è presente, siamo un'altra Repubblica. La prefettura ha chiesto, tenuto dai curatori fallimentari, di blindare il cantiere per impedirne l'accesso, cosa che sarà fatta nelle prossime settimane, ma per i cittadini non è sufficiente. Io penso che la salute pubblica, la sicurezza e tutto il resto debba passare davanti anche alle norme di diritto fallimentare. Qui davanti c'è una scuola, qui ci sono i bambini. 5 anni che c'è questo scempio, non vediamo la fine di questo scempio. Allora dico io, se sono arrivati invece che 18 milioni dovevano arrivare, ne è arrivati 8, benissimo, il comune compra questo immobile e ci fa quello che, diciamo, serve ai cittadini del Macrolotto Zero. Non si può lasciare un degrado in questa maniera. Controlli anti-prostituzione. C'è un altro cliente dopo quello della settimana scorsa che è dovuto tornare a casa a piedi, infatti la municipale gli ha sequestrato la macchina. Ancora un'auto sequestrata a un cliente di prostitute durante i controlli notturni della Polizia Municipale nelle zone segnalate dai cittadini come più soggette al fenomeno della prostituzione su strada. Questa volta è stato il turno delle pattuglie in abiti civili del reparto territoriale che hanno ispezionato via Firenze, piazza Mercatale, via Fra Bartolomeo, piazza Stazione e via Montalese. Al termine della serata è stata sequestrata l'auto di un cliente e sono stati elevati 6 verbali per violazione all'articolo 30 del regolamento di Polizia Urbana. 5 dei 6 verbali sono stati emessi nei confronti di clienti e uno nei confronti di una prostituta di nazionalità albanese fermata in auto con un uomo dopo aver contrattato la prestazione. In quest'ultimo caso è scattato anche il sequestro del veicolo al conducente. È il secondo caso di sequestro di auto dopo quello della settimana scorsa. Ringrazio la Polizia Municipale per l'attività di indagine intrapresa per contrastare il fenomeno della prostituzione su strada, ha commentato il sindaco Matteo Biffoni. Continueremo ad applicare il regolamento di Polizia Urbana e allo stesso tempo continuerà anche l'attività di indagine per contrastare anche il fenomeno della prostituzione in appartamenti o centri massaggio privati. E sempre a proposito di controllo del territorio contro degrado e microcriminalità, un servizio straordinario è stato effettuato ieri dagli agenti delle volanti della Questura di Prato e del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze. Il servizio ha interessato le stazioni Centrale, Serraglio e Borgonuovo e l'area del centro storico, in particolare Piazza Duomo, Piazza Mercato. Via Magnolfi, via San Giorgio e via della Stufa. Bilancio, 27 persone identificate, tra cui 15 straniere, 8 veicoli controllati, diverse multe e il ritiro di una patente. Sequestrato dai vigili del fuoco un capannone industriale in via dei Fossi, siamo nel Macrolotto 1, i sigilli sono stati messi su disposizione dell'autorità giudiziaria. Il capannone, circa 700 metri quadrati, è stato dato in affitto dalla proprietà a un'azienda di pronto moda gestita da cinesi. Già alla fine del 2015 l'attività era stata controllata dai vigili del fuoco che al termine del sopralluogo avevano rilevato una serie di irregolarità e imposto prescrizioni relative alla normativa antincendio. Il sequestro risale a lunedì scorso, all'intervento ha preso parte anche il personale della ASL. Lo SPI CGIL apre una nuova sede, l'apre questa volta a Carmignano. Alessandra Grati.
Con la nuova sede dell'ospice CGIL di Carmignano, il sindacato dei pensionati copre con i suoi sportelli tutta la provincia di Prato. Venerdì 13 ottobre verranno inaugurati ufficialmente i locali, ospitati nel Circolo Arci. Il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12, i due incaricati offriranno servizi di consulenza CAF e previdenziali. Abbiamo ritenuto opportuno aprire uno sportello SPI anche a Carmignano perché ci sembrava che il territorio fosse sguarnito in quella zona e riguarda un po' tutta la fascia che parte da Carmignano, Artimino e Commeana. Per cui noi, la nostra intenzione è quella di stare vicini alla gente per i bisogni quotidiani. I servizi saranno quelli prevalentemente di informazione e di collegamento con la struttura previdenziale che è l'INCA e quella fiscale che è il CAF. Quindi si può prendere appuntamenti, chiedere informazioni. SPI CGIL ha due sedi in Val di Bisenzio, 4 a Prato e 3 nei comuni medici. E vogliamo essere presenti dove ci sono i nostri iscritti, anche perché i nostri iscritti sono persone che a volte hanno difficoltà a muoversi. E allora siamo noi che ci spostiamo e a Carmignano Poggio abbiamo ritenuto opportuno e necessario essere presenti proprio dentro il comune, dentro la città di Carmignano, perché è una delle poche città che noi non eravamo presenti. La CGIL provinciale conta 36.000 iscritti, 16.000 aderiscono allo SPI. Era questa la nostra ultima notizia, grazie a tutti per aver scelto Notizie di Prato TG. Arrivederci.